La vidi, nei vetri della finestra, esitare come pensasse di tornare in classe. Sentì che arrossiva e tremai per il bene che mi voleva, che un nulla sarebbe bastato, credevo, a cancellare via dal suo cuore. Voleva far finta di continuare a guardar fuori, ma appena lei svoltò l'angolo del corridoio le corsi dietro. Mi guardò quando la raggiunsi e niente affatto era rossa come avevo supposto. Era tranquilla e sorridente. Vidi che aveva gli occhi chiari, fieramente grigi nel viso di bruna. «Oh!» mi disse. «Vado a prendere il fazzoletto che ho dimenticato, giù, in guardaroba!» Pensai, «E se la baciassi?» Di nuovo mi assalì il caldo del ricordo di quando rotolavo sui mucchi di fieno, in un tempo felice con una ciurma di bimbi, e pensai, «Baciarla!» come se fosse significato portarlo su uno di quei mucchi, rotolare fino al tramonto di quel pomeriggio come lei che mi aveva mandato un garofano rosso, quasi un papavero. Ma fu un minuto solo, durante il quale mi tremarono le mani e subito cominciò un terrore di farle male, di distruggere il bene, di perdere per sempre la felicità di avere il garofano rosso donato da lei.